Ciao ragazzi, questa è una di quelle domeniche mattina dove mi tocca andare a lavorare, però siccome questo tragitto che faccio tutte le mattine è meraviglioso, soprattutto la domenica mattina alle 6:30, e passo sempre da quei soliti posti che per me sono fonte di ispirazione tutte le mattine, di riflessione, perché questo percorso tutti i giorni, diciamo avanti e indietro, e in questi momenti che penso a tante cose, al futuro di questa città, al momento che sta vivendo questa città. E nel frattempo vi faccio vedere la Martorana col campanile, che di domenica mattina fra poco sarà pullulante di gente, almeno fra 3 ore. E vi dicevo, questo è il percorso che quando è in silenzio, non c'è nessuno per le strade, mi fa vedere gli spazi di questa città. Ecco San Cataldo dietro, mi fa vedere le cose belle, le cose brutte, però non riesco mai a trovare tutte queste cose brutte, insomma, di cui tutti i giorni se ne parla così in maniera... Io quello che, diciamo, riesco a vedere, poi non so se saranno soltanto i miei occhi, diciamo, di questo positivismo così, ma prendiamo di qua, così esagerato. Quello che riesco a percepire da questa città, dopo anni che sono rimasto fuori e ritornato qui, è una città che negli ultimi 5 anni è riuscita a pedonalizzare quasi la totalità del centro storico, è riuscita ad essere patrimonio dell'UNESCO, è riuscita ad essere nel 2018 patrimonio città della cultura, è una città che nonostante tutto è riuscita a far abituare i palermitani, che non è semplice, cioè non è che i palermitani, i siciliani sono degli abitudinari. Per andare a comprare il pane a 200 metri purtroppo l'abitudine è prendere l'auto. Vedete ancora qualche auto in centro storico, ma adesso sono soltanto quelle dei residenti e soltanto di chi paga il pass ZTL. Dico, d'altronde, voglio dire, lo pagavamo ovunque, in tutta Italia, già da... ero studente io, mi laureavo nel 2008 e già a Bologna la ZTL c'era da... forse da secoli, penso almeno da 10 anni. Detto questo, dico, tutte le piccole... vediamo questo vicoletto qui... tutte queste cose nuove che il palermitano, diciamo, per una... per rendere turistica Palermo era inevitabile che tutto questo venisse fatto, non lo vedo così strano, anzi probabilmente anche i palermitani oggi stanno cominciando a capire, non sono la maggioranza, sono soltanto pochi, cioè abbastanza per cominciare a cambiare. Io sono molto fiducioso perché i palermitani sono un popolo, i siciliani in generale, un popolo di grande ospitalità, e quindi anche tutti i cambiamenti più grandi li hanno sempre vissuti con grande spirito di entusiasmo, di ospitalità, con serenità e con gioia. Quindi, detto questo, buttiamoci alle spalle tutta l'immondizia di cui si parla, la sporcizia, i problemi nelle grandi capitali sono sempre gli stessi, sono sempre uguali, quindi secondo me bisogna soltanto avere un attimo di pazienza e di attendere e stare a guardare questo grande cambiamento. Buona domenica.